calendario ricco è un unico obiettivo: rendere le feste meno tristi di quanto possano essere in determinate condizioni. Non c'è altro nella testa di Massimiliano Marotta, che ha deciso di organizzare un nuovo evento per il Residence Calicantus e per la Casa Famiglia. Grandi e piccoli in attesa della Befana, della famosa calza che contiene dolci e regali. Una per ogni singolo ospite e, se si tratta dei più piccoli, anche una pioggia di doni. Una Befana allegra e rumorosa, con tanta voglia di strappare sorrisi a tutti e regalare loro un momento di gioia e calore. Obiettivo ampiamente centrato, bastava vedere lo sguardo e la felicità di ognuno degli ospiti presenti nella struttura. Si chiude questo ciclo di feste, mancava solamente la parte più dolce, che è quella più importante, che è la Befana, ed è arrivata la Befana. Pezzo da 90. Preparata di tutto punto, pronta per dare i doni agli anziani, agli ospiti e non solo. Anche per me, per voi, per tutti. Allora, la Befana, che simbolo è? Perché è importante la Befana? Perché si porta tutte le feste via. Solitamente la Befana è attesa dai bambini, oggi invece ci sono degli ospiti diversi che aspettano i miei nonnini. E sono anche più belli, insomma, certo, fare dei regali. Sono bambini, diventano bambini. Ma lei che tipo di Befana è? Simpatica, estroversa e pazza. E come ogni Befana che si rispetti, le tappe sono state tante e tutte affrontate con lo stesso spirito. Prima al Calicantus, poi il salto nella casa famiglia, dove ci sono gli ospiti più piccoli e forse quelli più desiderosi di salutare la nonna sulla scopa. Bicchiere con latte e tanti dolci per la Befana e bimbi a letto, nelle stanze buie ad attendere il proprio regalo. L'attesa era tanta. Tantissima, non vedevano l'ora, stavano da ieri sera in fremiti ad aspettare la Befana. Stamattina le avete fatte addormentare, le avete fatte aspettare? Sì, abbiamo detto fate finta di dormire così la Befana viene, altrimenti non viene, mi dispiace. E tutti quanti, ma l'ha bevuto il latte, perché abbiamo preparato il latte per la Befana e quindi hanno aspettato. Ma sono stati tutti buoni o c'è da aspettarsi anche qualche carbone? Oddio, qualche carbone serviva, però la Befana quest'anno ha fatto la brava. Ma il viaggio non è ancora finito. Ci sono tanti altri ospiti ad attenderla. Cambio di scenario, ma stessa gioia e stesse emozioni per quella che è stata l'ultima tappa della giornata. Un nuovo bersaglio centrato da Massimiliano Marotta, un nuovo appuntamento che ha regalato un momento di gioia e spensieratezza a tutti. Le attività del direttore sono tutte volte al benessere, alla serenità. Ogni singolo sforzo è dedicato a loro, senza alcuna distinzione. In questo Massimiliano Marotta ha pochi eguali. Oggi con la Befana si chiude un programma natalizio intenso e pieno di attività. È stato un Natale veramente all'insegna della serenità e della pace. E quindi con la Befana, e come diceva anche la Befana prima, tutte le feste porta via. Per cui oggi consegneremo a tutti i nostri ospiti del Calicantus Residence, sia di Rimatola che di Giardone, una calza con tanti dolciumi, e così come anche ai bambini delle comunità, delle case famiglie. Quindi ci sarà questa sorpresa. Loro oggi credono ancora nell'esistenza della Befana ed è giusto che sia così, per cui quindi sarà per loro una magnifica sorpresa.
piace creare un ambiente confortevole, un ambiente piacevole, quindi tutti i nostri ospiti, sia anziani che minori, presso le nostre strutture devono trovare accoglienza in primo luogo. Non ci fermeremo qua, cerchiamo di orientarci dal teatro allo sport, alla scuola, alle attività, quindi loro sono pieni di attività. Sarà un 2023 all'insegna di tante iniziative, di tante sorprese. A breve quindi la nostra cooperativa compirà anche 20 anni della sua esistenza, perciò quindi sarà un anno veramente particolare. Sono stati tutti buoni, quindi si prevedono solamente dolci o qualcuno anche il carbone? Oddio, qualcuno anche un po' di carbone, però abbiamo preferito dare a tutti quanti il dolce. Lasciate le tre strutture, per la Befana non è finito di certo il lavoro. Un attimo di riposo prima di riprendere la marcia insieme alla sua affidata scopa e continuare il lungo percorso di gioia e dolcezza.